Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi inizio il video già truccata perché non si parlerà di make-up, ma come avrete detto dal titolo, si parlerà di capelli. Come sapete, e se non lo sapete, lo scoprite ora, io sono parrucchiera e oggi proviamo insieme un nuovo prodotto. Questo nuovo prodotto è una novità in casa Arpège, il posto dove lavoro, e fa parte del brand Arpège Opera. Si tratta di lui, Flash Star, che è praticamente un prodotto che fa parte della famiglia dei laminanti. Adesso poco per volta, mentre che lo provo, ve ne parlerò per bene, entriamo proprio nello specifico. È un trattamento lamellare che va a idratare, rimpolpare il capello e lo va a rendere praticamente effetto laminato. È un prodotto che nasce dall'esperienza di Marco Todaro dietro le quinte, questo appunto dà il nome Flash Star. Nei backstage c'è sempre bisogno di avere un prodotto che faccia subito un effetto wow ai capelli, non abbiamo bisogno, non possiamo permetterci di aspettare mesi, settimane finché il capello abbia un risultato, abbiamo bisogno di un risultato immediato. Questo prodotto è nato dai laboratori Emsivet e appunto dal brand Arpège Opera di Marco Todaro. Ha dei principi di tecnologia estetica avanzata. Questo prodotto si applica al posto del conditioner, quindi si fa uno shampoo o due, il vostro shampoo abituale. Arpège Opera ha anche uno shampoo che è la femmina, di cui magari poi ne parleremo, e va benissimo, anzi dà un ottimo risultato se abbinato. Si va a tamponare i capelli, ma in realtà se rimangono un po' più bagnaticci va assolutamente meglio rispetto a che magari ad un conditioner. Lui si presenta liquido, a contatto con l'acqua e la fibra diventa una calda e tiepida crema. Subito garantisce pettinabilità, quindi questa è una cosa pazzesca, soprattutto perché per me ad esempio, che mi si formano i nodi, tipo ora che sono da lavare guardate i nodi. E soprattutto appunto per chi ha un sacco di nodi, questo garantisce un'ottima pettinabilità. E appunto, visto che è un prodotto che deriva dall'esperienza dei backstage, l'effetto è immediato. Abbiamo subito morbidezza, idratazione e una forte riduzione del crespo. Questo vuol dire anche che se abbiamo un capello riccio naturale, il riccio andrà ad ammorbidirsi. Per cui se vogliamo un'asciugatura riccia, questo non è proprio indicato, ma se vogliamo ammorbidire il riccio, se vogliamo ridurre il crespo, lui fa al caso nostro. Io l'ho già provato sulle clienti, ma è la prima volta che lo provo su di me e sono davvero curiosa. Allora, questi sono i miei capelli adesso, a parte il fatto che sono da lavare, in realtà sono crespi, contate che questa volta erano stati piastrati, anche se la piastra non dura niente, e le punte sono abbastanza secchine. Ora vado a fare lo shampoo e ci vediamo per l'applicazione. Eccomi qua, shampoo fatto. Questa è la situazione capelli, sono durissimi e super annodati ovviamente. E ho anche sbagliato il trucco perché mi è andata l'acqua negli occhi. Comunque, applichiamo Flash Star. Allora, divido i capelli a metà e applico 10 ml da una parte e 10 dall'altra per essere più comoda. Nel flaconcino dietro sono segnati le tacchettine per non confondersi con appunto la dose giusta. Quindi basta seguire quello, io qua ho esattamente una dose, quindi andrò a far così, ma comunque è molto comodo il pack per questo. Andiamo a svitarlo. Profumazione pazzesca, è una cosa che ho notato che quando poi andavo a fare le pieghe il profumo rimaneva e avvolgeva tutto quanto, cioè era fantastico. Quindi, contate che sono senza occhiali e quindi non ci vedo granché, ma andiamo a prendere tutta la parte in mano e andiamo semplicemente ad applicarlo in questo modo. Vedete le goccioline? E poi lo massaggiamo. Guardiamo la dose, ancora un po' da questa parte. E lo massaggiamo. Vedete che diventa una crema? E se io passo la mano, vedete come già si districa. Comunque, mettiamo anche l'altra parte. Qua ho proprio un bel nodone.
Ma assaggiamo. Guardate che si sono già praticamente districati da soli, cioè io non ho usato spazzola, lo giuro. E in realtà, cioè, non ne ho bisogno, si sono districati in un attimo. Questi erano un po' più annodati. Cioè, si districano da soli e subito al tatto si sente la differenza. Ok, di questi sicuramente devo andare con la spazzola perché qua c'è veramente un nido. Però, cioè, guardate. Cioè, con le mani si stanno districando da soli. Questi sono tutti districati. Poi guardate come sono pieni. Ed è diventata una calda crema. Passo la spazzola per questi maledetti, perché altrimenti non ne avrei avuto bisogno. Ma in realtà qua perché ho fatto la ricolorazione e sono partita da qua sotto. E da sola ho fatto disastri. E questo è il risultato. Qua sono tutti bruciati, praticamente. Guardate qua. Cioè, questa è magia. Cioè, avete visto la magia? E giuro che è tutto reale. Si sono districati in un attimo. E sono veramente pieni. Cioè, peccato che voi non potete sentire, ma io mi auguro che riuscite a percepire la lucentezza. Ok, ora vado a risciacquare e ad asciugare. Ovviamente asciugo soltanto con le mani per farvi vedere la differenza, il risultato, e poi valutiamo insieme se è il caso di piastrare. Ho appena finito di asciugare i capelli. Come avrete potuto vedere dal timelapse, non ho utilizzato spazzola e ovviamente non li ho prestati, anche perché sono ancora un po' umidi. Che dire, non so neanche da dove iniziare. Allora, sembra che ho fatto la piega, ho passato la piastra, e che poi in realtà a me neanche con la piastra rimangono così. Sono tutti compatti, sono morbidissimi, io non ho avuto mai i capelli così morbidi. Sono veramente un sacco lucenti. Cioè, guardate qua. Sono molto pieni e rimpolpati. Cioè, si sente proprio e si vede. Se un minimo mi conoscete, conoscete i miei capelli, sapete che questo è un risultato pazzesco per me. Ma comunque basta vedere anche qualche video vecchio, qualche video precedente per vedere che proprio c'è un sacco di differenza. Cioè, la differenza è visibile. È una cosa bella che è immediata. Cioè, l'ho applicato, l'ho sciacquato, questo è il risultato. Non bisogna passare, cioè, non ho fatto trattamenti di varie settimane. Io non so, veramente sono senza parole. Cioè, sapevo, conoscevo il prodotto, l'ho visto, comunque l'abbiamo testato, quindi sapevo i suoi risultati, ma una cosa è provarlo sulle clienti e una cosa è provarlo sui propri capelli che hai da tutta la vita e che sai come si comportano con determinati prodotti, sai come devi trattarli, e i miei capelli così lo diventano soltanto piastrati, ma mai soltanto con il phon. In più, io quando li asciugo col phon risultano subito molto crespi. E devo passarci magari qualche prodotto, pettinarli un po' di più, passarci bene la spazzola per togliere il crespo, che poi ritorna. Lungo perché sono molto lunghi e non si vede la parte finale. Comunque, come potete vedere, crespo non ce n'è nella maniera più assoluta. E solitamente a me fanno le ondine quando li asciugo. Invece sono praticamente drittissimi e super lisci. Cioè, io me li guarderei per ore. Direi risultato ottimo. Questo prodotto va utilizzato solo una volta a settimana perché appunto è un effetto bomba. Non è da utilizzare assieme ad altri conditioner perché ovviamente fa già parte di quella famiglia, anche sul laminante va utilizzato al posto del conditioner. Non mettete prodotti prepiega, cioè io non ho messo nulla, anche perché sennò poi il capello diventa troppo pieno e non va bene. Cioè, pazzesco, già da solo, va utilizzato da solo, volendo abbinando lo shampoo Malafemmina, che è lo shampoo di Herpes Opera, alternando volendo anche shampoo e conditioner Malafemmina al trattamento laminante una volta a settimana. Molto soddisfatta e lo adoro tantissimo. In più profumano tantissimo, ma sono molto delicati, quindi è quel profumo che si sente, ma non è pesante, non dà fastidio. Io sarei qua a toccarmi lì per ore, ma
pazienza, il video deve finire, quindi sono molto contenta dei miei capelli, sono contentissima di questo prodotto. Vi lascio magari tutte le informazioni in descrizione, così sapete dove si trova, vi lascio tutto quello che vi ho detto, così se mi sono dimenticata qualcosa lo trovate lì. Se volete farmi qualche domanda vi aspetto nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!